Rossi, anche il campo 11 della Polisportiva Opicina rifatto, un nuovo manto, un campo all'avanguardia. Beh, ci ritroviamo 12 anni dopo a presentare il campo rifatto della Opicina Calcio, così come ne abbiamo rifatto un'altra decina in giro per la provincia di Trieste, e siamo orgogliosi di questi perché aver investito 20 milioni di euro nei 3 anni del nostro mandato per lo sport è motivo di orgoglio, ma soprattutto un grande servizio verso la città. Continuiamo dopo San Giovanni, San Luigi, questo campo della Polisportiva. Sapete che io ci tengo molto ai giovani. La Trieste è una delle città più sportive d'Italia. Quest'anno eravamo primi, lo scorso anno siamo secondi, quest'anno dopo 30, Trento. Continuiamo a investire e continuiamo a fare. Adesso il prossimo campo sarà quello del Vesna, che naturalmente è 700.000 euro, è l'ultimo campo che non è in sintetico, per cui continuiamo a investire anche sul Carso, e di questo sono molto soddisfatto. Chiameremo la Maya Tense, così sarà soddisfatta di dire che l'ha fatto lei. Anni di lavoro, nel 2011 il Parlamento europeo ha dato il riconoscimento a Trieste di città europea dello sport proprio grazie agli interventi fatti nei primi due mandati della Giunta di Piazza ai 57 impianti sportivi. D'altronde la filosofia di questa amministrazione è che ogni euro speso nello sport sono 2 euro risparmiati sulla sanità futura. Quindi il rifacimento dei campi continua con l'attenzione anche sulle palestre e sugli impianti perché per i nostri giovani fare sport è importantissimo.